Nella puntata precedente. Questo dinosauro, questo coso, 2 mesi per capire che questa è una fogna. Benvenuti ai nuovi e bentornati ai vecchi. Al signor Mac Pro del video scorso, che vi lascio qua sopra, ho voluto dare una seconda possibilità. Ho fatto i compiti a casa, come si suol dire. Mi sono studiato un sacco di manualetti, tutorial, pagine di forum, interventi di altri utenti, tutta roba vecchia di 15 anni, perché non ero convinto della prestazione così schifosa di quel Mac Pro. Facciamo un piccolo recap. Abbiamo visto che consuma 230 watt in idle, cioè a computer acceso ma fermo. 230 watt, 380 mentre stava esportando, quindi è una fogna, consuma tantissimo. Il Mac Mini M1 mentre sta esportando consumava 20 watt e in idle ne consumava 10. Il Mac Mini i5 consumava il doppio, 40 watt mentre stava esportando e circa 20 in idle. Fin qui abbiamo visto che consuma 10 volte tanto, 20 volte tanto se facciamo il confronto con l'M1. Ci mette 6 minuti e 20 secondi circa per esportare 3 minuti e mezzo in Full HD con il codec H264. Il Mac Mini i5 ce ne mette 1 minuto e qualcosa, l'M1 40 secondi e spicci. Un abisso pure qua, consuma ed è lento. Doppio Xeon da 3 giga, 64 giga di RAM, una fogna. Però, gli ho voluto dare comunque una seconda possibilità. Allora, ha un boot EFI a 32 bit, ma il sistema poi che andrò a installare il capitano e il captain è a 64. Il massimo che potrei metterci sarebbe Lion. Ma Lion è vecchio come Noè. Quindi per mettere il Captain che è solo a 64 bit su un boot da 32 c'è da fare qualche barbatrucco. Ho trovato una versione del Captain già compilata per il boot a 32 bit. 10 giga di roba viene scaricata tranquillamente da Google Drive. Una volta scaricata, che ho fatto? L'ho presa e l'ho ripristinata con Utility Disk, l'ho ripristinata su un hard disk. Fatto il boot con quella partizione è andato tutto liscio. E quindi ho una versione di El Capitan nuda e cruda, pulita, perfetta. Come mamma Apple l'ha fatta. Non è finita. Non contento, avendo due SSD identici da 120 giga, ci ho fatto un RAID 0, uno stripe, quindi li ho sommati. Ho raddoppiato la velocità. Infatti con Amorphous Disk Maker sono arrivata a 500 e rotti megabit al secondo, che non è male. Ho fatto il RAID, ho preso nell'hard disk dove avevo la versione di El Capitan nuda e cruda, l'ho presa e l'ho ripristinata sul RAID appena fatto. Tolti tutti gli hard disk, lasciato solo il RAID, fatto il boot ed è perfetto. Un boot velocissimo. Quello c'è da dire, un boot velocissimo. Arriviamo al nocciolo. Riprendo la libreria di Final Cut, quella col test del video precedente. Pari pari, così com'è, l'ho presa, ho fatto una prova in H264 e ci ha messo 1 minuto in meno. Ma è sempre tantissimo. 5 minuti e mezzo sono sempre tantissimi. Uno schifo. No, non mi sta. Probabilmente è il codec H264 che non gli va bene. Infatti, se lo esporto in ProRes 422, non compresso, viene fuori un file che è 5 volte tanto, da 600 e passa mega a 4 giga e mezzo. È vero, non è compresso, è tanto, è grosso, però ci ha messo un lampo. Ci ha messo veramente un lampo. Ma ci ha messo un lampo anche l'M1 e ci ha messo un lampo anche l'i5, il Mac Mini i5, perché ho fatto il test anche con quelli. Quindi, signori, lampo per lampo,
torno sempre lì. In ambito domestico il Mac Pro non ha senso. Se siete dei professionisti, sì, perché avete bisogno di espandibilità, c'ha 4 slot PCI Express, quindi uno la scheda video, gli altri 3 ci potete mettere scheda d'acquisizione, schede USB 3 aggiuntive, quello che volete. Espandibilità in termini di hard disk e schede esterne o interne o quello che volete. Il Mac Mini così com'è e così lo trovate e così lo lasciate. Però in ambito casalingo il Mac Mini non ha paragoni. Non ha paragoni. Io speravo di potervi dire in questo video che il Mac Pro è rinato perché l'ho formattato, ci ho messo il Captain da zero e torna da zero. No. Sempre un bidone, una fogna, energivoro e lento, chiassoso perché le ventole hanno cominciato a frullare quando ho esportato in Apple Res. Va bene, niente, era solo per aggiornarvi di quanto ho fatto, solo perché ho voluto dare una seconda possibilità. Non fallita, no, fallita no, però neanche da dire che è stata stavolta. Quindi, signori, facciamo che la chiudiamo qua. Iscrivetevi, commentate, lasciate un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!